Vedo che molti di coloro che in questo periodo stanno osservando i miei video sono interessati alla fisica e ai ragionamenti che io faccio in relazione alle questioni legate alla relatività ristretta. Ora, vorrei affrontare questo argomento tralasciando un po' quello che ha detto Albert Einstein, facendo semplicemente riferimento al sistema che noi abbiamo usato per pesare la massa. La massa è, la devo definire, la resistenza che è opposta al cambiamento di stato, di quiete o di moto. Il cambiamento di stato di un corpo fermo accade quando è messo in moto, oppure quando è variata la sua velocità. Allora entra in atto una possibile forza relativa, perché se due masse, come due automobili, percorrono lo stesso percorso alla stessa velocità, non eserciteranno mai l'una nei confronti dell'altra delle azioni tipo urto, perché avendo la stessa velocità non si urtano, non si allontanano né si avvicinano mai. Quindi la massa dipende dalla velocità? No, dalla velocità dipende la forza. La massa dipende dalla accelerazione, ossia dal cambiamento di stato. E il massimo sforzo, la massima forza che occorre per variare la condizione di una massa è quando da ferma la si mette in moto. Il massimo valore della forza richiesta è richiesta quando proprio una bilancia su cui è posto un decimetro cubo di acqua si oppone a che questo decimetro cubo di acqua che è fermo si metta in movimento perché attratto gravitazionalmente dalla Terra. Ecco, la resistenza alla messa in moto è quella che la bilancia dà e la dà nel valore massimo della resistenza opposta. Poi la massa più andrà in accelerazione, meno forza richiederà. È comune esperienza, io l'ho fatta, non so se l'avete fatta anche voi, di mettere in movimento un'automobile che non parte con la chiavetta e allora dovete spingerla. Il momento massimo di sforzo che dovete fare è quando la avviate. Allora la forza che è richiesta a voi semplicemente per spostarla di un pelino è la forza massima. Una volta che siete riusciti ad avviarla, dopo accelera molto più facilmente e più veloce la macchina va, meno sforzo richiede ad essere accelerata. Per cui è un po' strano che Albert Einstein dica che quando però si arriva vicino alla velocità della luce, la massa diventa infinita. L'esperienza reale è tutto al contrario. A mano che la massa aumenta velocità, aumenta il rendimento della forza. Certamente, se io spingo l'automobile e ho una velocità limite, non riuscirò mai ad andare più veloce della mia velocità limite. Allo stesso modo, quando è la luce, con un fenomeno di attrazione magnetica, è il motore che spinge per attrazione una massa, il che accade nei circuiti dove si accelerano le particelle, che ci sono campi magnetici, che
che accelerano, accelerano, accelerano sempre con una velocità limite, quella della velocità della luce. È chiaro che se il carretto che tira ha una velocità limite della velocità della luce, con quel carretto lì non riuscirete mai a superare la velocità della luce. Ora vediamo il concetto di massa. La massa è una quantità che noi possiamo immaginare collegata con un volume. Essa occupa un volume. Per usare una materia, un materiale che non sia comprimibile, usiamo l'acqua, perché l'acqua non è comprimibile. E quindi prendiamo un metro, che è il valore unitario che noi abbiamo preso, e quindi un metro cubo pieno di acqua è una tonnellata. Noi il campione della massa lo abbiamo assunto nel millesimo, ossia c'è in questo lato un decimetro cubo che pieno d'acqua pesa un chilo. Poiché in un metro cubo ce ne sono mille, ecco che la massa, il peso di tutto questo che si ritrovi su una bilancia, denota una resistenza opposta dalla bilancia che questo si mette in moto, pari al suo peso. Ora, noi, senza cambiare minimamente il volume, possiamo realizzare una forma diversa nel volume, mettendolo tutto quanto in verticale. Ecco, abbiamo preso 1000 di questi cubetti e li abbiamo messi uno sull'altro, in modo che la massa controllata da una bilancia qui, sempre una tonnellata misura, perché ognuno poggia sull'altro e dunque la massa è una tonnellata. Ora, che cosa accade se questo che esiste qui esiste tutto quanto in un minuto secondo? Abbiamo che qui c'è statica, perché questo cubo se ne sta tranquillamente al posto suo e per quanto dura sia in linea un metro sia un secondo, questo qui sta lì fermo. È evidente che se noi lo mettiamo così, lo mettiamo in moto, perché abbiamo ridotto la sezione e abbiamo realizzato una sorta di effetto pompa, perché riducendo questa sezione a questa sezione qui che vedete, noi l'abbiamo ridotta a un centesimo, perché prima era 10 per 10, 100, adesso è solo 1. Allora avremo come risultato che se avevamo una velocità espressa dalla lunghezza di questo cubo, perché il volume è dato dalla presenza su una superficie, la quale esiste tante volte una dietro l'altra quante sono le unità messe una dietro l'altra a costituire il volume nel tempo, perché l'area è presente, però di queste aree presenti ce ne sono 10 una dietro l'altra, tanto che il peso di 100 che avrebbe il primo strato è solo uno dei 10. A quello si aggiungono gli altri 9 strati, tanto che poi il peso totale è una tonnellata. La stessa tonnellata è misurata dal piano della bilancia qui. Ma cosa accade? Che l'effetto pompa, avendo ridotto questa superficie a questa superficie qui di un decimetro quadrato, noi l'abbiamo velocizzata per 100 volte.
abbiamo ridotto a un centesimo l'area, e se questo flusso esiste in un secondo, allora da qui fino a qui c'è la durata di un secondo. Che cosa significa, amici? Che tutto quanto questo qui si è portato qui? No, semplicemente che ora occupa tutta questa linea qui, la quale è un secondo fatto dai suoi vari istanti, e ogni istante ha la presenza di masse. Di masse ce n'è mille, una sull'altra. La prima praticamente è rimasta ancora dov'era, la seconda pure, fino alle prime 10 sono praticamente le 10 che erano qui. Poi, a cominciare da quelle che ci sono, sono uscite fuori da questa forma cubica e si sono velocizzate, perché prima occupavano soltanto un metro in lunghezza e ora occupano 100 metri. Abbiamo che in un secondo ora esistono 100 metri. Questi 100 metri, ripeto, è tutta questa massa che si è messa qui? Certo, in effetti la bilancia la misura qui, ma è una massa che c'è qui, 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 ovunque, perché noi stiamo esaminando tutta la durata, in cui in tutta la durata noi abbiamo la presenza delle singole masse una sull'altra, tanto che il peso totale è la somma di tutte le masse. Ora, cosa succede con una cosa del genere? È che chiaramente aumenta la forza prodotta su questo piano. Perché? Perché prima, se andiamo a osservare quant'era il carico che esisteva sulla bilancia prima toccava un metro quadrato e quindi c'era una tonnellata per metro quadrato. Il piano della bilancia resisteva, ma quando abbiamo una tonnellata per decimetro quadrato, allora la forza è diventata talmente grande che questo piano è perforato, non riesce più a resistere a quella massa, perché ora la massa si poggia solo su un decimetro quadrato. È un carico messo tutto quanto su una superficie piccolissima. Ora, quando Albert Einstein immagina che la massa lanciata in velocità diventa infinita, lui va a immaginare un qualcosa che è diverso da questo, perché lui non si immagina che la massa esista tante volte quanto sono i vari momenti di spazio e di tempo. No, lui si è immaginato una massa relativistica che, in relazione alla relatività, adesso invece di essere qui come una forza premente di tanti chili per ogni centimetro quadrato, lui dice che questa tonnellata che si esercita qui è diventata una massa che è infinita nel caso della luce. Non è infinita, la massa sempre quella è, solo che nel caso della luce, se noi prendiamo un cubo, qualunque forma esso abbia, ma immaginiamo che la forma sia riferita proprio a una velocità costante, che è quella della luce. Allora immaginiamo un cubo il cui lato sia tanto lungo quanto la luce ci mette per percorrerlo un secondo. Quindi abbiamo un cubo il cui lato è 299 milioni di metri e rotti. È un cubo. Se c'è l'acqua dentro è stagnante, se il flusso è di questo cubo al secondo. E perché in un secondo la massa è lì. Quando si mette in moto? Si mette in moto quando noi facciamo un effetto pompa e riduciamo
la superficie, stringiamo e, come accade con una pompetta, quando schiacci la pompetta parte il liquido. Così succede anche nel cubo. Quando noi strozziamo il cubo, il contenuto del cubo non può essere più contenuto, è incomprimibile. Allora dove va a finire? In avanti. E se noi abbiamo avuto una linea profonda quanto C, quello che otteniamo, se è veloce e il riferimento è la C, è tante volte più veloce della C di quante volte abbiamo ridotto l'area del flusso. Per cui vedete che le cose sono giuste se noi le osserviamo nel modo giusto. Se invece andiamo a prendere in atto delle cose confusionarie come la massa relativistica, che cambia a seconda della velocità, quando chi cambia a seconda della variazione di velocità è la forza, Einstein sostituisce alla massa la forza e introduce un casino terribile nella fisica, al punto che quando si parla di massa relativistica non conta più quella perfezione del sistema a cui era giunto Newton quando aveva espresso i tre fondamentali principi della legge dinamica. Il primo: se un sistema è chiuso, come potrebbe essere questo cubo al quale non arrivano sollecitazioni dall'esterno, se è fermo, è fermo. Se si muove, si muove perennemente, infinitamente, in moto rettilineo uniforme. Non accelera, non muta il suo stato, perché per mutare il suo stato deve arrivare una forza che lo accelera o lo rallenta. Il secondo principio mette in campo questa forza, e quando nel sistema c'è una forza che arriva, ecco, la variazione sta nella sua accelerazione, e tanto più forte è la forza, tanto più quella massa è costretta ad accelerare. E è una legge così ordinata e così precisa che però è messa in crisi quando arriva Albert Einstein con la sua massa relativistica e non ci capisce più nessuno. Ma il nostro mondo è pieno di persone che vogliono far vedere che invece ci capiscono, e arrivano a capire tante cose un po' poco comprensibili per davvero che ha detto Albert Einstein, per arrivare infine a delle fesserie terribili come una massa che non può accelerare più della velocità della luce, come se appartenessero allo stesso sistema ondoso. Un corpo è accorpato e non c'entra più nulla rispetto all'ambiente. Se questo si trova nel vuoto a una distanza abissale da tutte le altre forze, lo possiamo accelerare finché vogliamo. Non c'è nessun muro che questo non possa superare. Perché? Perché la questione è solo sua. Ma con un genio che dice la sua in un modo tale che poi prende le equazioni di Lorentz e le usa per dimostrare i suoi stessi assunti. Parte dalla presunzione che la velocità della luce non sia superabile. Quando la relazione di Lorentz, il fattore gamma, gli dice chiaramente che se l'area si stringe la velocità della luce accelera, lui dice che però, essendo la velocità della luce che non può accelerare, allora accelera la massa. Vedete, Lorentz dice che accelera la C di una, due, tante volte di quanto è stata strozzata la pompetta, e arriva lui e dice no, non può accelerare. Perché? Perché invece di andare a osservare della fuga, ossia in questo verso qui
in cui parta il contenuto, lui la sua velocità se la va a osservare qui, nella velocità della presenza, qui. Ma un corpo che si allontana dal piano della presenza, e il piano della presenza che cacchio è? È la sezione di un flusso. La sezione è presente. La sezione, per muoversi, deve avanzare. Fino a quando non avanza, è il piano della presenza. Ebbene, Albert Einstein controlla il movimento che accade sul piano della presenza e dice che quando questo corpo aumenta il suo u al quadrato e a un certo punto arriva a essere quasi uguale a C2, che qui non c'è più aria, è più di quello non può andare. Quindi, visto che questo è C, la questa non può andare oltre C. Come se non fosse possibile ridurre di tanto un tubo da renderlo senza più passaggio di nulla, perché abbiamo totalmente chiuso il buco. E se accade così qui, che noi lo riduciamo a zero, dove è finito il nostro metro cubo? Si è allontanato. Non è che è andato a velocità infinita, si è semplicemente allontanato dal piano, o meglio dal volume che noi abbiamo considerato presente. Perché? Perché la nostra presenza dura un secondo. Qui abbiamo un secondo quadrato e quindi il piano della presenza nostro è un secondo quadrato. Noi ci siamo allontanati dal piano della presenza e basta. Non è che... Ma, amici, io vi sto dando occasione di meditare le cose dette dai sapienti, non rinunciando mai alla vostra funzione critica, perché altrimenti vale la storia famosa del re nudo. Non ve la racconto perché immagino che la conoscete benissimo. Non la sapete? Uno, sapendo che c'era un re tutto che amava vestirsi di abiti sopraffini, andò dal re e gli disse: io ho dei tessuti che sono i più belli del mondo, ma c'hanno un difetto. Ah sì, quale? Li vedono solo le persone intelligenti. Gli stupidi non riescono a vederlo. Ah, bene, disse il re, credendosi intelligente. Io mi faccio un abito così e vedo se i miei sudditi sono intelligenti o cretini. E così ordinò i tessuti che non c'erano. C'era il venditore che faceva finta di portare abiti che non c'erano, e il re, quando vide che portava gli abiti e i tessuti che non c'erano, disse: oddio, lo stupido sono io, non lo devo far vedere. Oh, ma come sono belli questi tessuti! E per dimostrare che ci vedeva benissimo, ne ordinò di tanta qualità e quantità, e poi decise di uscire così vestito con questi begli abiti. E nudo uscì, credendo di essere vestito di questi abiti bellissimi. Ora, la notizia si era sparsa tra la gente, e quando la gente lo vide arrivare nudo, ognuno pensò: oh caspita, sono uno stolto io, perché lo vedono tutti l'abito, io sono il solo che non lo vede. Ma che bello l'abito, hai visto che bel colore? E quello vicino: ah sì, hai visto la sfumatura di azzurrino? Hai visto? Sì, che bello, che bello! Fu necessario che un bambino innocente, mentre tutti glorificavano questi tessuti, dicesse: il re è nudo! A quel punto, protetti dall'anonimato, altri cominciarono a trovare il coraggio di buttarlo lì.
Il re è nudo. A quel punto le voci divennero 3-4. Quando tutti dicevano che il re era nudo, finalmente si capì che il re era nudo. Ecco, vedete, oggi le cose stanno così. Chi non capisce Einstein passa per un cretino. E quindi Albert Einstein può dire le castronerie più grosse, che la gente ha il timore reverenziale di andargli contro, perché altrimenti se lo fa lo giudicano un cretino, non all'altezza del genio del secolo scorso. Buona giornata a tutti. Io oggi mi aspetto una giornata grandiosa, ma questo è un altro discorso che vedremo se poi è valido oppure no.